guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò a loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Per lo più accade quando Gesù fa un miracolo nel giorno di sabato che sono loro, gli scribi e i farisei, a opporsi, a contraddirlo, ad accusarlo. Questa volta Gesù li previene, manda lui. Prima fa mettere al centro questo povero infermo e poi domanda: è lecito guarire in giorno di sabato? È lecito salvare una vita o perderla? Pone la domanda che per loro è fondamentale per dire se va bene o non va bene. Perché non capiscono? Perché hanno il cuore così duro? Ma come, c'è una persona malata, un tuo fratello, c'è questo profeta, almeno loro fin là ci arrivavano, non credevano a Gesù come Dio, ma come profeta sembrava che l'avessero accettato, e vuole guarire e voi state lì a fare le distinzioni proprio farisaiche, perché hanno il cuore duro, non amano né Dio né il prossimo. Quella legge di cui si fanno paladini non li sfiora nemmeno, non capiscono né la bontà di Dio né la misericordia di Dio. Ecco invece, Gesù è il segno della misericordia di Dio Padre. Perché il Verbo eterno di Dio, il Figlio eterno di Dio, assume la nostra carne e viene sulla terra a vivere l'esperienza nostra di fame, di sete, di sonno, di umiliazione, di fatica, di contraddizione. Viene a fare questa esperienza Gesù. Per la misericordia di Dio Padre, perché Dio ha deciso di perdonare i peccati. E la promessa della venuta di Gesù risale alla prima pagina della Genesi, appena Adamo ed Eva hanno commesso la disobbedienza e sono usciti dal paradiso terrestre, cioè sono stati tagliati fuori dal diritto di entrare eternamente in cielo da Dio Padre. Da quel momento il cuore di Dio Padre, ecco, il suo amore è diventato misericordioso. Ma io lo voglio salvo a qualunque costo. Ed ecco che Gesù viene come segno di questa misericordia di Dio. Poi, quando lascerà questo mondo, affiderà alla Chiesa il compito
di usare, di trasmettere la misericordia di Dio. Cosa vuol dire il sacramento della riconciliazione col Signore? Vuol dire che Gesù ci ha lasciato un testamento di misericordia. A chi li rimetterete i peccati saranno rimessi. La Chiesa dunque continua l'opera della misericordia di Dio Padre. Quando una persona sta male, soprattutto gravemente malato, la Chiesa è invitata dalla famiglia stessa a pregare, a fare preghiere perché il Signore lo guarisca. Vedete, questo è il desiderio di Dio, il nostro bene, perché Lui è il bene assoluto. Ricordate la bella preghiera di San Francesco: Signore Dio, Tu sei il bene, il sommo bene, tutto il bene, senza di Te non c'è alcun bene. Francesco è entrato in questa ottica della misericordia di Dio perché è passato attraverso l'esperienza della conversione. È vero, 24 anni, però aveva capito perfettamente che la vita vissuta fino a 24 anni non era la pienezza della vita, aveva bisogno di Gesù. E allora in fuoco l'amor mi mise, lascia tutto, segue l'amore di Cristo. E Gesù alla fine gli dà i segni della crocifissione, le stimmate, per dire che ormai ha fatto tutto questo cammino fino ad arrivare al concetto della misericordia. Cioè lui vuole patire come Gesù, perché ha imparato ad amare come Gesù. Vuole essere strumento di misericordia come Gesù. Perché va a finire lì in Oriente, in mezzo ai musulmani? Perché li vuole convertire. Quando arriva il sultano con una dolcezza, con un'umiltà, con un fuoco di carità grande, lo invita a convertirsi. E quello capisce che Francesco è un uomo sincero, dice ciò che proprio gli dette il cuore. Alla fine non si converte pubblicamente, però si sa che 2 mesi prima di morire mandò a chiamare, e probabilmente per essere battezzato in segreto. E questa è bella, questa lezione della dolcezza e della misericordia di Gesù e dei santi e della Chiesa. Oggi celebriamo la festa di Sant'Agnese, Vergine e Martire. Lei durante il martirio pregava, era quasi in estasi. Pensate che il carnefice, quando le mise le catene alle mani, si commosse, quasi pianse, perché il carnefice lo faceva per mestiere, non è che avesse qualcosa contro questa ragazza più o meno 14-15 anni. Si è commossa perché ha visto quei polsetti così piccoli e una forza determinata che sembrava un soldato. E pensate che è stata condannata proprio pubblicamente, come allora avveniva, quindi il martirio è avvenuto pubblicamente. E la gente ugualmente commossa, anche quelli che non erano cristiani, perché sono testimonianze forti, sono il segno di una fede vera e di una speranza di immortalità. No, il popolo cristiano è tale perché ha fede, ma è anche il popolo della speranza, perché dopo questa vita che finisce per tutti, per noi incomincia la vera vita, la vita eterna, quella vita che Gesù ci presenta già nella propria persona: io sono la via, la verità e la vita. Quindi adesso voi accettate la mia verità, camminate per la strada che io vi indico e vivrete con me in eterno. Io vado a prepararvi un posto. È matematico tutto il discorso della fede. Io credo che sia veramente la scienza della matematica soprannaturale tutto il discorso che noi facciamo con le parole del Vangelo. Allora chiediamo a Gesù che rafforzi la nostra fede,
la visione di lui, ma una visione dell'anima, l'anima che si sente come il ferro attratto dalla calamita, e poi la gioia di vivere in questa misericordia che Dio ha dato a noi e noi passiamo agli altri. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.